Buonasera a tutti e permettetemi una precisazione. Al mio posto doveva esserci qualcuno molto più adeguato e molto più bravo di me, che era il cardinale Angelo Sodano delle nostre terme. È stato invitato lui per aprire questa serata, ma il cardinale Sodano mi ha scritto una lettera e mi ha detto: per favore vai tu. Di essere qui questa sera e di riflettere su come Papa Francesco ha iniziato a far sognare la Chiesa e soprattutto dirvi dell'attesa di molti, quasi a dirci: Papa Francesco, facci sognare che ne abbiamo bisogno. Io sono contento di tornare ad Asti per varie ragioni, ho tanti amici tra di voi, è la mia terra e non posso qui non dirvi tutta la mia gioia di vedere qui stasera Paolo De Benedetti, che voi sapete. Ma è soprattutto un grande amico e ogni volta che lo incontro io mi rallegro davvero, Paolo, e spero che ci riusciamo a vedere ancora. Da quasi 100 giorni, quando si dice Papa Francesco, ci si accorge che questa evocazione accende una serenità e a volte anche una gioia, sia in chi la pronuncia, sia in chi ascolta. Ho la chiara memoria che questo avveniva già più di 50 anni fa, quando si evocava Papa Giovanni, semplicemente, senza indicazione del numero che lo seguiva, come si fa adesso per Papa Francesco. E va subito riconosciuto e detto: nella Chiesa Cattolica è cambiata l'aria, c'è un nuovo respiro. Queste sono certamente parole molto significative che si ascoltano dalle labbra di vescovi o di semplici fedeli o addirittura di non credenti. Negare il mutamento che si è verificato sarebbe non voler aderire alla realtà nuova che si è configurata. Ora, molti temono che affermare il cambiamento, la novità di questo pontificato, possa significare una critica o addirittura una contrapposizione rispetto al Papa precedente. Ma questo è dovuto a una mitologia persistente nei confronti del papato, che molti vorrebbero segnato da un'assoluta continuità, un papa la coppia dell'altro precedente. In verità la continuità può riguardare semplicemente la fede professata, ma gli stili, i modi di fare il papa sono diversi e devono essere diversi, perché i doni del Signore sono sempre molteplici e diversi tra di loro. D'altronde noi ne siamo testimoni. Quale diversità tra Papa Giovanni e Paolo VI? E tra Paolo VI soprattutto col suo successore, Giovanni Paolo II? È tempo che i cattolici comprendano che il ministero di Pietro, assunto dai vescovi di Roma, è certamente nel suo contenuto sempre lo stesso. Devono confermare i fratelli nella fede,
ma la forma con cui si esercita questo ministero, come mutata nei 20 secoli della vicenda della Chiesa, muta ancora, e anzi, noi speriamo che muti ancora di più, perché se non muta non sarà possibile neppure una riconciliazione e una comunione tra le chiese non cattoliche e la Chiesa cattolica. Dunque c'è stato un cambiamento palpabile che la Chiesa ha accolto con stupore per la novità portata da Papa Francesco nello stile della vita quotidiana. C'è stato un cambiamento nel modo di insegnare da parte del Papa. C'è stata la promessa addirittura di una riforma dell'esercizio del mistero papale, attraverso l'inizio di una riforma anche della Curia Romana, che proprio alla vigilia della rinuncia di Benedetto XVI l'abbiamo vista in contraddizione con la qualità evangelica che le è richiesta nel suo essere a servizio del Papa e della Chiesa. Ma dobbiamo anche dire che questo cambiamento è dovuto soprattutto al fatto che Papa Francesco ha continuato a vivere come prima. Lo ripeto, è decisivo essere consapevoli che Papa Francesco sta cambiando il papato perché continua a vivere come prima, come viveva prima da vescovo a Buenos Aires, come faceva prima ogni giorno, da spazio alla preghiera, all'ascolto della parola di Dio, con la sua disciplina di gesuita che sa bene ordinare il tempo. Come faceva prima da vescovo ogni giorno, nella celebrazione della messa, sta in mezzo alla gente, sta in mezzo al popolo di Dio, con semplicità spezza il pane della parola. Quale vescovo ogni giorno accoglie, abbraccia, ascolta quelli dei quali ha la responsabilità di pastore. Quale vescovo ogni giorno governa, si consulta e quindi prende decisioni affinché la Chiesa possa camminare nel mondo contemporaneo e sia in mezzo agli uomini e alle donne a loro servizio, curvandosi e non curvando gli altri, ammonendo ma non disprezzando gli altri, richiamando ma non condannando gli altri. Credo che dobbiamo dire che è cambiata più la vita del papato e della Chiesa di quanto sia cambiato l'arcivescovo Bergoglio nel suo quotidiano. Certamente è un uomo che non riesce a trovare molto tempo per sé, se non per abitare con se stesso, per ritrovare in sé il silenzio e la voce del Signore. Proprio in questo non mutamento della vita dell'arcivescovo Bergoglio va ritenuto il primo tratto essenziale di questo pontificato. È un Papa che sta in mezzo a ecclesie, in mezzo alla Chiesa, in mezzo alla gente. Nessuna separazione, nessuna possibilità di creare l'icona del Papa solo con Dio, nessuna esenzione dalla prossimità che il pastore deve avere con le sue pecore. No, come dice il linguaggio pregnante della liturgia cattolica, Papa Francesco è un pastore che sta in mezzo alla Chiesa. Tra l'altro l'ha detto stamattina, non so se avete già sentito, in maniera straordinaria, in una visita che gli ha fatto un suo amico, lui ha detto: vivo come prima, tutti mi vedono, mangio con gli altri, dico messe dentro gli altri, la mia vita è trasparente, non c'è nulla che debba essere nascosto. Nello
un'omelia tenuta in occasione del Giovedì Santo, del 8 marzo, ha chiesto ai preti di essere talmente vicini alla gente, agli uomini e alle donne dei quali sono responsabili, da portare su di sé l'odore delle pecore. Avete sentito? È un'espressione che ci fa, ci sembra perfino un po' rozza. Ha detto: voi preti, come i pastori, noi diremmo, hanno la puzza delle pecore, voi dovete avere la puzza della vostra gente, cioè dovete mescolarvi con loro, stare vicini, non avere distanza con loro. E questa espressione, odore delle pecore, l'ha ripetuta due volte. È un'immagine che esprime la sua volontà e il suo desiderio di vicinanza. Di vicinanza ai fratelli cristiani, di vicinanza agli uomini, che lui sente come poveri uomini ai quali Dio vuole innanzitutto lavare i piedi, perché colpito dalle loro miserie e dalla loro condizione di gente che spesso vive situazioni di sofferenza e di fatica.